Dunque a Perugia due punti persi, un vero peccato perché per più di un'ora i biancazzurri danno spettacolo, sprecando però occasioni clamorose per chiuderla. Male invece negli ultimi 15-20 minuti. Da una parte la consapevolezza dei progressi tangibili, significativi, manifestati sul piano del gioco e della mentalità, dall'altra il grande rammarico per ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. Errori sotto porta imperdonabili. Nella parte finale però il Pescara ha perso il controllo della gara e subito concedendo ben 4 punizioni dal limite o nei pressi. L'ultima fatale è stata figlia di un intervento tanto avventato quanto inutile di Milani su pass, sul piazzato da posizione defilata di Cancellieri, poco reattivo Plizzari e 1-1 finale che sta stretto all'11 di Zeman. I biancazzurri avrebbero dovuto fare argine, gestire meglio il pallone e ripartire in contropiede. È mancata la necessaria compattezza contro Perugia, nettamente sbilanciato con 4 punte, Baskets, Matos, Seghetti e Kudrig, più pass che sulla fascia destra ha spinto tantissimo. In sintesi, per più di un'ora, pur avendo in mano il gioco, Brosco e compagni non sono stati capaci di chiuderla. Negli ultimi 20 invece non hanno saputo raccogliere il segnale di pericolo. A proposito, cambi tardivi. In quel preciso momento sarebbe stata utilissima l'esperienza di Luca Mora e invece a centrocampo hanno giocato tutti tranne l'ex Spal. Zeman ha detto negli ultimi minuti: squadra troppo bassa. Assolutamente vero, ma se in campo non c'è un attaccante in grado di tenere palla, diventa piuttosto complicato alzare il baricentro. E dire che per quasi 70 minuti il Pescara ha sciorinato calcio di alto livello, sciupando tuttavia tantissimo. Ecco perché i rimpianti sono enormi.